Vending Paris 2014, altro appuntamento in questo sandwich show. Parizza e Vending Paris uniti in una sola grande manifestazione, dove troviamo tanti amici, e tra questi Mario Maio. Mario Maio proviene da altra azienda, ma per la prima volta abbiamo il piacere di intervistarlo in qualità di direttore commerciale della Coges. Mario, buongiorno. Buongiorno, ciao Fabio, saluto agli amici di Vending TV. Intanto bentornato ai nostri microfoni. Tu sei oggi direttore commerciale della Coges, che è una casa che storicamente ha davvero tantissimo da dire, una grande tradizione nel settore dei sistemi di pagamento in Italia. Intanto da quanto tempo sei passato, noi ne abbiamo già dato notizia sui nostri strumenti, ma diciamolo anche in modo ufficiale attraverso la tua voce, da quanto tempo sei passato in Coges, quali sono i motivi che ti hanno indotto a fare questa scelta, e soprattutto per quale motivo siete qui a Vending Paris 2014? Sono in Coges da 4 mesi, da ottobre del 2013. La scelta è stata motivata da ragioni prettamente professionali, la voglia di avere nuovi stimoli, di cercare nuovi orizzonti da un punto di vista professionale, intraprendere nuove strade e poi far parte di una famiglia che è davvero molto grossa, quella della Coges. Coges che oggi si presenta a Vending Paris 2014 in attesa della fiera delle fiere, come ormai sto dicendo in tutte le interviste e come ho detto al buon presidente Lucio Pinetti pochi istanti fa, con dei prodotti in anteprima. È un assaggio, diciamo che è proprio un assaggio in funzione di quello che poi andrete a presentare. Che cosa presentate qui a Parigi? Alcune novità che poi verranno rappresentate in tutte le loro declinazioni a Venditalia fra qualche mese. E, in particolare, ripuntiamo l'attenzione su Engine, che era già stato presentato 2 anni fa, che nel frattempo è cresciuto. E per noi diventa il centro, il motto è One Cashless for All, quindi il sistema cashless che si mette al centro del distributore automatico e diventa il punto di riferimento per tutte le altre periferiche, quelle tradizionali, lettore di banconote, validatore, rendiresto, e quelle che si stanno affacciando adesso sul mercato, tipo carte di credito, quindi sistemi più evoluti. Il sistema Engine consente anche di, attraverso una modularità spinta, di realizzare combinazioni, per esempio la possibilità di avere un sistema di telemetria integrato, quindi semplicemente aggiungendo un modulo GPRS si può trasformare il dispositivo in un oggetto, in un strumento in grado di portarmi i dati in remoto. In particolare qui oggi vediamo una nuova testa di lettura che sarà combinata con una serie nuova che sostituirà quelle esistenti. Questa in particolare è una testa di lettura MyFair, quindi è un'apertura nuova di Coges che per la prima volta espone in una fiera un prodotto con una tecnologia standard, quindi sistema MyFair che ha oltre all'utilizzo delle chiavi tradizionali, la possibilità di essere abbinato a strumenti, diciamo a media, con caratteristiche diverse. Ecco, io mentre tu provi a far vedere come funziona, avvicinando quello che possiamo chiamare ciondolo via. Sì, diciamo si chiama FOB o TAG, sono diverse forme date ad un chip che è all'interno del sistema. Chiaramente può avere delle forme più tradizionali come una carta di credito, degli adesivi, questi sticker possono essere personalizzati come le carte di credito. Chiaramente da un punto di vista funzionale questo prodotto chiamato FOB è quello più vicino alla chiave per affidabilità e resistenza.
Mario, mi viene in mente, come dire, una curiosità da consumatore. Io sono un consumatore, il gestore della macchina che è presso la mia azienda inserisce questo tipo di prodotto, ovvero l'engine con un accettatore di monete, con il suo lettore MyFair. E poi dice, se volete io posso andare a personalizzare ogni card che funzionano da trasponder per poter, un po' come le vecchie chiavi, insomma, le chiavi di vecchia generazione, e voi in che modo potete andare a essere partner con il gestore? Quante card deve poter realizzare un gestore per riuscire a rendere fattibile questa operazione? Non ci sono limiti particolari, perché la produzione oggi in serie di un adesivo o di la stampa di una carta si può fare anche con tecniche non da tipografia, quindi con una stampa laser o con delle stampanti con un costo limitato, quindi non esistono in realtà dei limiti. C'è il vantaggio della tecnologia MyFair che, essendo aperta, consente al gestore in una determinata locazione di condividere lo stesso dispositivo per altre applicazioni, controllo accessi, cartellino, fotocopiatrici. Ci sono una serie di applicazioni che sono possibili condividendo lo stesso dispositivo. E allora, questo può funzionare da budget, quindi da marcatempo per l'azienda per cui lavoro, può funzionare da chiave elettronica per i distributori automatici, può funzionare da gestore del credito per le fotocopie, per una fotocopiatrice con un gestore del credito in questo caso, e per quanti altri scopi? Questi sono quelli principali, il controllo accessi nei parcheggi o all'interno dell'azienda, appunto ho detto prima il cartellino, l'utilizzo del MyFair, una mensa, quindi catering all'interno di una struttura. E la cosa interessante è che il dispositivo viene condiviso, ma le informazioni rimangono in compartimenti divisi tra loro. Quindi, cosa significa? Vuol dire che ogni gestore di un particolare servizio ha accesso ad un'area protetta sul dispositivo, ma non ha accesso a quelle degli altri gestori. Quindi è un dispositivo che viene di fatto condiviso, ma nessuno può vedere credito e informazioni relative a servizi che sono all'interno dello stesso media. E questo complessivo costituito dall'engine con il lettore MyFair, un lettore di banconote, un lettore di monete e infine il display, gode anche della gestione di un software. Poco fa, prima ancora che iniziassimo a fare questa intervista, mi hai spiegato che c'è un software con un server dedicato su cui vengono appoggiate le postazioni. Preferisco che lo dica tu, come funziona? Allora, l'engine nella versione con telemetria non ha altro che una piccola espansione, un modulo, un modem GPRS che consente di collegarsi ad un server. Questo server lo mette a disposizione Coges, di fatto è un sito internet a cui il cliente si registra e può inserire le proprie macchine. A questo punto il cliente ha la possibilità di vedere gli allarmi e le statistiche di vendita di ogni singola macchina senza avere la necessità di installare software dedicati, e il tutto è assolutamente in forma gratuita. Quindi, come si dice in gergo ormai da qualche mese, in cloud. Esatto, il concetto è esattamente quello. Le informazioni relative a quel dispositivo vengono conservate all'interno di un nostro server e messe a disposizione, ovviamente attraverso un percorso di verifica delle credenziali dell'utente con password e user ID. Ciascuno può costruirsi per locazione una serie di dispositivi
da controllare, e per cui può vederne praticamente tutti i dati che sono quelli sia contabili che diagnostici di funzionamento. La cosa mi incuriosisce moltissimo, riusciamo a fare un esempio velocissimo, veramente tanto rapido? Vediamo giusto una schermata iniziale, perché è un po' troppo complicato da mostrare in un'intervista. Vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando. Ed eccoci dunque nell'altro angolo, dove c'è l'interfaccia software. Mario, che cos'è questa interfaccia software? Come dicevo prima, si tratta di un sito web accessibile da qualunque computer, iPad, anche iPhone, chiaramente su una dimensione di schermo più piccola. Questa è la pagina principale che il cliente, una volta che si è registrato ed ha inserito i dati dei suoi dispositivi, vede sostanzialmente. Ovviamente richiede un minimo di configurazione, perché su ogni può strutturare le informazioni per punto vendita, e su ogni punto vendita andare a descrivere le macchine per macchina, che tipo di macchina del caldo, dello snack e altro. In questa schermata praticamente ho la possibilità di vedere le macchine che sono attive in un determinato punto vendita. Qui siamo in una Vending Paris, questi sono due dispositivi veri, uno è qui sullo stand e uno è sullo stand AzCoin all'interno di un distributore automatico. Qui vedete la descrizione dei due dispositivi e ho già delle informazioni di massima sullo stato di funzionamento del dispositivo, quindi se è connesso. E la copertura, quindi il livello del segnale, molto importante per le applicazioni di telemetria. Poi abbiamo gli allarmi, quindi un'indicazione visiva degli allarmi che sono attivi. Qui vediamo un allarme, quattro allarmi. Chiaramente su questi pulsanti io posso intervenire e andare a vedere il dettaglio. Quindi se vado a cliccare sugli allarmi vedrò la distinta degli allarmi attivi e quelli risolti. Quindi ci sono dei sottomenu, altre pagine che si aprono e un'elaborazione estremamente approfondita di tutte quelle che sono le statistiche, immagino. Esatto, poi abbiamo anche una definizione dello stock, quindi del livello di prodotto all'interno dei distributori, l'indicazione di quando è stata fatta l'ultima rilevazione dati. E da qui io posso, attraverso una serie di azioni, andare a recuperare i dati di contabilità e vederli nello stesso modo in cui li vedo attraverso i software tradizionali, quelli abbinati magari al Palmare o una data key. I blasonati gestionali, diciamo. Sì, diciamo che questo software non ha la pretesa, non è un gestionale, è semplicemente un'interfaccia che consente al cliente di vedere lo stato di funzionamento e i dati di massima di vendita, anche per linea prezzo, del singolo punto vendita, del singolo distributore. Fino a quante linee prezzo riesce a gestire? Quelle del sistema, nel caso dell'engine parliamo, a seconda della versione, o 15 o 100 prezzi, moneta, chiave, carta di credito, quindi divise nelle tre categorie. Questo software può essere utilizzato così com'è, quindi in forma gratuita, entry level. Sono a disposizione anche dei plugin, che sono sostanzialmente dei software che mettono in correlazione questo database, le informazioni contenute in questo sito, su quelle del gestionale. Quindi esiste per esempio un plugin Vega e consente di trasferire queste informazioni direttamente sul gestionale per applicazioni più evolute. Bene Mario, insomma le novità non sono mica poche, allora io posso ben comprendere il motivo che ti ha spinto ad avere nuovi stimoli per intraprendere quest'altro percorso. Da parte di tutti noi, in bocca al lupo e buona fortuna. Mario, noi ci rivedremo a Venditalia, dove ne siamo certi andremo a proseguire questo discorso cominciato 2 anni fa, sempre qui a Vending Paris, con la presentazione di Engine. Oggi con l'ampliamento di tutte le possibilità che questo apparecchio di nuova concezione riesce a fare, e con un piccolo sguardo al software di gestione sul vostro server, e a Venditalia certamente, appunto, come dicevo prima, ci sarà qualcosa di più ampio, di
di più appetibile, se vogliamo, per tutti i gestori. Mario, say bye, come sto dicendo un po' a tutti gli ospiti francesi, inglesi, spagnoli che stiamo incontrando, e quindi saluta anche tu gli amici di VendingTV.it. Un saluto a VendingTV e arrivederci a Venditalia, dove passeremo dall'aperitivo al pasto principale. Insomma, amici, si mangia sempre, è sempre la solita storia. D'altra parte, col profumino che ci ritroviamo sotto il naso a questo Sandwich Show e Parizza misto al Vending Paris 2014, beh, insomma, dal microfono non si riescono a dire certe cose, non si riescono a far provare certe sensazioni, quindi mi sa che la prossima volta è meglio che veniate a testare di persona quante belle cose vengono presentate anche qui al Sandwich Show. Mario Maio per Coges insieme a Fabio Russo per VendingTV.it qui a Parigi il 5 febbraio 2014.